I diversamente abili hanno dimostrato che il cambiamento è possibile, la collettività sembra però indifferente ad una loro reale integrazione. Mancano strutture, le poche disponibili sono sempre precarie. Ad aggravare la situazione le 3 irruzioni vandaliche consecutive e aiuti economici sporadici di enti e sponsorizzazioni di privati che purtroppo non aiutano a guardare con ottimismo neppure il presente. Ad affermarlo è Natale Salugi, responsabile dell'Associazione Orizzonte, per nulla scoraggiato nonostante i 25 anni di attività spesi a tutela dei diritti dei diversamente abili. Adesso Salugi punta alla svolta con l'avvio di una causa sociale cittadina per un'evoluzione culturale concreta. In questi anni noi abbiamo creato diverse formazioni, diversi corsi per quanto riguarda istruttore di Special Olympics. E queste possono essere messe a disposizione per poter coinvolgere e quindi assistere e applicare il programma Special Olympics a più persone, a più ragazzi con disabilità intellettive. Perché la cosa principale del movimento Special Olympics, l'obiettivo è far uscire fuori ragazzi con disabilità intellettive dai centri, dalle case, per avere una migliore inclusione sociale, per avere una migliore autonomia e per renderle a tutti gli effetti cittadine della nostra società. Le istituzioni, le agenzie, il club service, il cittadino, eccetera, tutti uniti per fare in modo che non sia solamente i 30, 40, 50 atleti che posso gestire io, ma che ci sia una possibilità a tutti i ragazzi con disabilità intellettiva della città di poter perlomeno avere un modello diverso di vita, uno stile di vita diverso. Special Olympics lo offre, sia negli allenamenti, sia andando fuori, sia considerando le loro abilità. Invece noi partiamo dalle piccole abilità per dargli fiducia, consapevolezza e poter migliorare giorno per giorno. Lo sfogo di Natale Salucci è legato alla mancanza di una palestra disponibile ad ospitare anche gli atleti dello Special Olympics e alle continue irruzioni vandaliche sfociate nella perdita delle attrezzature indispensabili alle attività ludiche e terapeutiche. Stamattina i soci del Kiwanis, rappresentati da Pippo Abate, hanno avviato una sorta di campagna di solidarietà schierandosi in favore dell'Associazione Orizzonte. Beh, noi già abbiamo provveduto a tendere la mano all'Associazione Orizzonte, stanziando dei fondi come Club Kiwanis per ricomperare questo materiale che è stato trafugato. Senza dubbio è un atto ignobile, però vorrei richiamare all'attenzione non solo la città e aiutare questi ragazzi fragili che hanno bisogno di aiuto e che sono rientrati nella vita normale grazie allo sport. Queste ragazze, pur essendo ragazze fragili, indifese, hanno fatto nello sport grandi cose, hanno girato tutto il mondo, sono state anche a Tokyo, in Giappone e in altre parti del mondo, portando medaglie d'oro nei giochi Special Olympics alla città di Gela. Il Kiwanis si sta adoperando con alcune scuole per riuscire ad avere la possibilità dell'utilizzo delle palestre. Di noi abbiamo già contattato alcune scuole, aspettiamo delle risposte.